allo stand di Birubinetterie e parliamo con il designer Maurizio Duranti, che ha realizzato questo bellissimo My Gold. Volevo chiederle, architetto, a che cosa si è ispirato e quali sono le filosofie che hanno determinato, diciamo, la nascita di questo rubinetto che io trovo veramente inusuale. Grazie. Che cosa mi sono ispirato? È partito da un'idea, da un'intenzione di voler pensare ad un rubinetto come un oggetto piccolo e molto compatto. Sul mercato ho visto che c'è una grandissima abbondanza di rubinetterie molto enfatiche, molto grosse, e io desideravo fare un qualche cosa di contrapposto, un qualche cosa di estremamente limitato, che non avesse un ruolo di vero protagonista all'interno del bagno, ma un oggetto, come dicono gli inglesi, abbastanza understatement, cioè piccolo, compatto. Da qui è venuta fuori la proposta di rendere ancora più compatto nella parte dei comandi, della gestione dell'acqua, con questa leva che è un tutt'uno con la superficie e la parte superiore del corpo. Ho eliminato la bocca in maniera così come protuberanza ed è completamente integrata nell'oggetto. Quindi questo comando che è, si gestisce da lì di dietro, perché dal davanti come tutti gli altri, permette di avere una superficie omogenea, lucida e specchiante dalla parte superiore. Poi la forma deriva da un concetto piuttosto aerodinamico che ricorda un po' vagamente un certo bolidismo degli anni 50-60. Ma credo che sia un rubinetto che possa essere un po' come vi pare, direbbe Pirandello, nel senso che si può adattare a qualunque tipo di ambiente.